Professoressa Stammati, la vostra è una lotta che è andata bene, quasi l'80% dei risultati portati a casa, diceva Bernocchi, però bisogna finire, perché si è qui oggi? Bisogna finire ed ecco perché siamo qui oggi, in idonei, ITP, cioè insegnanti tecnico-pratici, precari, materia alternativa, quota 96, modelli viventi, hanno dato vita ad una mobilitazione che è riuscita a integrare l'uno con l'altro vari segmenti di categoria. In questa modalità siamo riusciti ad ottenere dei risultati, intanto per gli inidonei, che sono quei docenti malati con gravi patologie che dovevano essere obbligatoriamente trasferiti sui ruoli amministrativi e tecnici e che invece hanno visto abrogare la norma della spending di Monti, che non prevede più questo, anche se naturalmente dobbiamo raggiungere ancora un altro obiettivo, che è quello di eliminare anche la mobilità intercompartimentale forzosa, così come è prevista oggi dal decreto 104 del 12 settembre scorso. Accanto a questo abbiamo ottenuto lo sblocco dei posti per i precari amministrativi e tecnici della scuola. Terminata l'obbligatorietà per gli inidonei di passare su quei posti 3.000-3.500 saranno dati a ruolo, e questa è una battaglia importantissima, ma ancora in campo ci sono degli altri obiettivi da raggiungere, come quelli di non far transitare neanche volontariamente gli inidonei su quegli stessi posti. Accanto a questo un altro pezzo di battaglia che è stato vinto è per gli insegnanti tecnico-pratici che provengono dagli enti locali di alcune classi di concorso, che dovevano essere a loro volta trasferiti sui ruoli amministrativi e tecnici e per i quali è stato possibile ottenere invece il passaggio su delle classi di concorso affini. Anche lì rimane ancora un pezzetto da raggiungere per coloro che non hanno un diploma specifico per quegli insegnamenti, ma abbiamo vinto. Un'altra battaglia vinta è quella dei modelli viventi, cioè di coloro che prestano la loro opera nei licei artistici come modelli appunto viventi, che non avevano fino ad ora avuto le risorse per essere assunti dalle scuole e che adesso invece li hanno ricevuti. Anche lì dobbiamo fare un altro pezzetto per entrare nel merito della normativa, ma abbiamo raggiunto un obiettivo. Materia alternativa, e cioè la materia alternativa all'insegnamento della religione cattolica. 25.000 sono gli insegnanti di religione, 25.000 sono i posti che noi vogliamo perché sia obbligatorio, come dicono le sentenze della Corte di Cassazione, mettere dei precari su quelle materie alternative. Poi c'è quota 96, e cioè coloro che sarebbero dovuti entrare in ruolo il 1 settembre del 2012, che non ci sono riusciti per le norme Fornero, ma per i quali stiamo entrando nel merito proprio all'interno del Ministero per avere intanto dei dati precisi sul numero degli stessi docenti EATA. A Bernocchi, una lotta lunga, seria e quasi del tutto vincente, è raro. Memorabile direi, perché è una lotta intanto che ha avuto una continuità estrema, non ci sono lotte del lavoro in questi anni che durino 3 anni. È una lotta che ha saputo unire, mentre in genere nelle lotte del lavoro degli ultimi anni ci si è divisi. Loro sono riusciti a tenere insieme un fronte che si sta allargando. È una lotta che ha saputo gestire la lotta di piazza con il rapporto con le istituzioni, dividendo anche le istituzioni e quindi ottenendo un indebolimento del fronte avversario. È una lotta che secondo me è esemplificativa, davvero dovrebbe essere presa come esempio, anche perché ha saputo ottenere aspetti specifici molto importanti insieme alla difesa complessiva della scuola pubblica. Non si è chiusa nel proprio particolare, anzi ha detto il mio particolare fa parte dell'arricchimento della scuola pubblica, e da questo punto di vista per quel che riguarda le lotte del lavoro è davvero unica, io non ne ricordo una così negli ultimi 30 anni.